Bene ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Siamo tornati finalmente in un nuovo motovlog. Allora, oggi motovlog un po' diverso perché andiamo a salutare, visto che io tra poco parto, andiamo a salutare un mio compagno di classe che ha un Husqvarna SM 125 due tempi. Lo andiamo a salutare visto che dopo io parto, non ci vediamo da un mesetto, insomma. Diciamo che così è una buona opportunità per provare per primo la sua moto, così faccio anche un altro video, insomma, e ovviamente vloggare, visto che mi servono dei video. Quindi ora, per chi è di Padova, dovrebbe conoscere sicuramente Ponte di Brenta, che è prima di entrare appunto in centro Padova. Adesso andiamo precisamente sul parcheggio del Trix, quello lì a 90 Padovana. Quindi ora ragazzi andiamo lì, e volevo parlare anche di un'altra cosa visto che andiamo, perché comunque ci vorrà 10 minuti insomma, e quindi intanto parliamo di una bella cosetta. Volevo parlare del saluto che c'è tra noi motociclisti, che sembra una cazzata, però salutare un'altra persona vuol dire farsi anche vedere prima educati, perché saluti e salutare diciamo che è anche una buona cosa, quindi fa vedere che sei anche educato, no? E poi salutare un altro motociclista vuol dire anche, secondo me, portare avanti una tradizione, perché adesso non vorrei dire stronzati insomma, però a me piace salutare i motociclisti, anche se non tutti salutano, ok? Soprattutto quelli che hanno la cilindrata più alta, tipo 800, 1000, cioè loro non salutano nessuno, vaffanculo, cioè nel senso, nessuno ti obbliga a salutare, va, guarda. Cosa cazzo hanno fatto là? Ma avete visto? Cioè non lo so, ma sono veramente cretini per la strada, cioè questo qua in mezzo alla strada, quella dietro, porca merda, è andata su per il posto, anche se non c'era il posto, ma insomma, cioè non lo so, boh. Quindi ragazzi, guardate bene quando andate per strada, perché qua non sapete mai che cazzo avete davanti. Potete avere davanti uno come me che è bravo. Oh, guarda che ho beccato. Cammer. Sì, sì caro, ti avevo visto, salto. Che mica ebete? Quindi stavamo un attimo parlando del saluto. C'è anche un'altra cosa che sinceramente a me non piace, quella che vi ho appena detto, che praticamente se hai una cilindrata maggiore non salutano loro, non salutano perché pensano, oh madonna, ho una cilindrata maggiore, che caso saluto uno che ha 125, che cazzo, ormai fa schifo, buh. Ma secondo me non è una bella cosa, perché se tutti i motociclisti salutassero verrebbe fuori veramente una cosa spettacolare. Alla fine non è mai così, perché c'è quello che ha il telefono in moto, l'abbiamo appena visto, che poi alla fine era una scusa, però siamo stati, va bene, scusatemi se non ho un 800 sotto, e quindi comunque ragazzi io saluto sempre perché è una bella cosa salutare, e si vede un attimo il feeling che c'è, che tra, diciamo, si vede il feeling che c'è tra due motociclisti. Ecco, adesso questo qua, vediamo se ci saluta, vediamo. Ci ha salutato, raga, questo ci ha salutato, forza. Vedete, questo era, cioè quello lì era un grande motociclista a mio parere, perché ci ha salutato. Porca merda, quanto cazzo di casino fa. Sono in testa, dovrei scalare, lo so. Ora intanto, parlando, siamo arrivati anche al punto di destinazione. Oh, bella quella macchina. Bella rotonda, tiriamo dritti e entriamo, diciamo, nel centro di 90, cioè di Ponte di Brenta, ma insomma avete capito, che cazzo me ne incula. Tu, cos'è? No, non è svizzero. Che merda di partenza ho fatto.
qua ragazzi, se durante il giorno c'è un casino, c'è traffico, roba, e qua adesso è scorrevole, vedete, si corre, però a me fa altamente cagare andare via così, cioè nel senso, a me fa schifo proprio il traffico in sé. Ok, qua siamo a 90, cioè a Ponte di Breda, scusatemi, intorto con le parole, insomma. Ora dovremmo essere arrivati, perché mi ha detto, sul parcheggio di un Prix. Va bene, andiamo avanti finché non lo becchiamo, insomma, dai. Questo qua che si butta dentro senza mettere freccia e niente, complimenti, sei un genio, cazzo. Andiamo un attimo in zona industriale dove provo la sua moto e poi... e poi un attimo ci salutiamo, perché come vi ho detto io parto tra poco. Andiamo davanti. Dai, 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 carro, dai. Sto qua, gira. Porca puttana. Cerchiamo di non dargli dietro le macchine, perché sto guardando adesso. Gli ho detto alle 6:20. Ok, ci mettiamo qua dentro. Ciao, bella, io ti conosco. Buongiorno. Ok. Perfetto. Quindi ora aspetto il mio amico, qua saliranno tutto, aspetto il mio amico che dovrebbe arrivare tra poco e ci vediamo dopo. Ho fatto anche ieri, ho registrato il video, no? Sono andato a fare leggermente enduro, ho preso una pozzanghera, ho fatto porca merda. Oh, comunque sta registrando. Allora, ciao a tutti ragazzi. Abbiamo beccato quello con lo squarno, ho fatto l'anticipazione prima, questa è la sua targa se volete... Vabbè, tanto io ho detto, intanto io non faccio cazzate, quindi anche se vedono la targa non è che me ne ciavo. Però allontano il microfono perché l'urlo. Allora, proviamo Husqvarna SM, giusto? O SMR?